Ciao ragazzi e benvenuti su Castillo Drums. Nel video di oggi vi voglio far vedere 5 fill super semplici ma che funzionano sempre. Cioè super semplici nel senso che andremo dal semplicissimissimo fino al medio difficile, medio. Vi voglio far vedere in realtà sempre lo stesso fill ma fatto in 5 modi diversi che sembra completamente un'altra cosa tutte le volte che lo faccio. Perché vi voglio far vedere questo? Perché è la cosa che mi piace di più da far vedere, nel senso è la cosa che mi piace di più da studiare, e voglio mostrarvi questa cosa perché secondo me la cosa importante è partire da un fill semplicissimo, tutto su rullante come partiremo oggi, e poi pian pianino andare a prendere questo fill e sviscerarlo, farlo diventare tanti fill diversi. Oggi ve ne faccio vedere 5, ma con questo fill che vi faccio vedere ne potete fare milioni. E in realtà con questa ritmica qua, con questa cosa che vi faccio vedere, qualsiasi milione di fill andiate a fare sarà sempre figo, sarà sempre figo. Sono poche note ma funzionano bene. Quindi non vi voglio rubare tempo, vi voglio solo dire di iscrivervi al canale e basta. E poi possiamo andare direttamente alla batteria e andare a suonare. In questo primo fill vi spiego quello che in realtà poi andremo a fare sempre per tutti e 5 i fill, ma appunto questo sarà il fill più semplice di tutti, partendo dal più semplice di tutti e poi andremo a orchestrarlo in maniera sempre più difficile. Non faremo cose super difficili, quindi questo è un video che vuole essere per tutti, ma comunque andremo a mettergli sempre qualcosina in più. Per prima cosa, il primo fill che vi vado a far vedere è un fill tutto sul rullante e ritmicamente è composto da 4 sedicesimi, quindi questa cosa qua. Ovviamente bello potente, tutto a singoli, poi ognuno può farlo come vuole, può farlo o normale come l'ho fatto io adesso o tutto di rimshot. Però lì dipende molto dal genere, dal volume che volete avere, da un sacco di cose, quindi lì dipende. Se lo fate già normale va più che bene. Questo è composto, come vi ho detto, da 4 sedicesimi, quindi il mio passaggio occuperà una sola pulsazione. Quindi se io faccio un fill farò 1, 2, 3 come pulsazioni di groove, la quarta pulsazione farò un fill. Questo è in pratica, e il primo fill è proprio questo qua, nel senso ovviamente poi può essere fatto a varie velocità diverse, o lento, o veloce. Vi faccio un po' più di groove prima del fill. Quindi è sicuramente un passaggio super 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 versatile. Adesso andiamo a vedere come questo passaggio qui può diventare altre 5 cose, anche se come vi ho detto può diventare altre miliardi di cose. Quindi ora andiamo a orchestrare nel primo modo, in realtà quello di prima era solo la ritmica. È un passaggio utilizzabilissimo quello di prima, però alla fine appunto è solo la ritmica. Mentre adesso andiamo a vedere la prima orchestrazione, che è questa qua. Cioè teniamo il primo colpo di rullante come prima, abbiamo ovviamente 4 colpi come prima, teniamo il primo sempre sul rullante, il secondo andiamo a farlo sul tom 1 e terzo e quarto timpano, quindi questa cosa qua. Questo è un passaggio utilizzatissimo e utilizzabilissimo, cioè praticamente questa cosa qua. Super 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 semplice. Mi sono dimenticato di dirvi che trovate tutto nel PDF qui sotto, tranquilli, tutti i passaggi, tutte le cose che vi servono le trovate qui sotto nel PDF. Una cosa importante quando fate questo tipo di passaggio qua, so che sembra una cavolata, però è di cercare di pensare come ci fosse una freccia
che parte da rullante, va al tom e poi va al timpano, che è il movimento che dovranno fare le vostre braccia per suonare bene il passaggio. Quindi pensate a una freccia che fa proprio questo movimento qua, e in realtà pensatelo sempre quando dovete spostarvi sul set, pensate come se tutto il movimento che dovete fare fosse già scritto, così almeno sapete perfettamente dove dovete andare. Quindi rullante, tom 1, timpano, timpano. Numero 3. Allora, nel numero 2 abbiamo incominciato a mettere il rullante insieme ai tom. Nel numero 3 andiamo a mettere il rullante insieme ai piatti. C'è un passaggio molto 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 figo che si può fare in qualsiasi genere, che è questo qua: fare 3 colpi sul rullante, quindi come il primo passaggio in pratica, i primi 3 colpi sul rullante, mano forte, mano debole, mano forte, e poi il quarto colpo, il quarto sedicesimo, andiamo a farlo sul crash o insieme alla cassa, quindi avremo mano debole e piede forte, crash e cassa, oppure con il crash da solo senza cassa, quindi con la cassa diventerebbe così. Senza cassa diventerebbe così. Qual è la figata pazzesca di questo passaggio? Beh, fatto così fa schifo. La figata è che nel momento in cui io faccio questo passaggio e vado con la mia mano debole sul crash, poi dopo dovrò cominciare un nuovo ritmo. Quindi per cominciare un nuovo ritmo di solito cosa si fa? Si va all'inizio sul crash. Quindi io farò il mio passaggio, finirò col crash e per iniziare il nuovo ritmo darò un altro crash. Quindi avrò doppio crash. Il secondo crash sarà sicuramente con la cassa, perché ovviamente sarà all'inizio del ritmo. Questo crash qui invece posso decidere se farlo con o senza la cassa. Tranquilli, poi c'è tutto nel PDF scritto, ve ne scrivo due, con e senza cassa. Con la cassa verrebbe questo. Senza cassa invece verrebbe questa roba qua, ve lo faccio un filo più veloce. Sono molto simili in realtà, se noi mettiamo anche la cassa e facciamo quindi questo doppio colpo di cassa, viene più deciso il passaggio, viene più potente. Però se no, se vogliamo fare un po' una finezza, tra virgolette, possiamo fare piatto a vuoto, si dice, cioè senza cassa, e poi piatto con la nostra mano forte con la cassa. Numero 4, stavo per dire 3, 4. Allora, incominciamo a mettere la cassa. La cassa ovviamente possiamo andarla a mettere in qualsiasi punto vogliamo di questi 4. Secondo me è uno dei più fattibili e una delle posizioni che rende in realtà il passaggio più bello è quella di metterla sul secondo sedicesimo. Cioè noi andremo a fare la stessa cosa del primo passaggio, cioè nel primo passaggio avevamo 4 colpi con il rullante. Adesso andremo a suonare gli stessi 4 colpi di rullante, ma sul secondo colpo, anziché suonare il rullante, suoneremo la cassa, quindi sarà. Ricordatevi di non suonare anche il rullante insieme alla cassa, perché sennò rischiamo di fare dei flam che vedremo poi dopo, cioè dei colpi non perfettamente in unisono che non sono proprio belli da sentire. Quindi in pratica il passaggio è già fatto. Poi potete andare a mettere insieme tutte queste cose che vi ho fatto vedere, nel senso, se voi volete anche fare, non lo so, lo stesso passaggio che vi ho fatto vedere adesso con la cassa, ma applicarlo al secondo di passaggio, cioè questo,
cosa dovrete fare? Dovrete sempre andare a inserire la cassa al posto del secondo colpo, quindi il secondo colpo in questo caso sarebbe il tom, quindi toglieremo il tom e metteremo la cassa, quindi ci verrà rullante, cassa e poi i due di timpano finali. Questa cosa qui si può fare con tutto quello che volete, ovviamente poi potete anche andare a spostare la cassa. Tenete tutti i colpi di rullante ma andate a mettere la cassa sul primo colpo. Oppure sul quarto. Fate tutto quello che volete, che va sempre bene, basta sia tutto a tempo e poi vale tutto. Ultimo passaggio, questo è il più difficile in realtà, parliamo di flam e andiamo a parlare di flam in questo modo. I flam, per chi non lo sapesse, sono due colpi molto ravvicinati fatti uno come ghost e l'altro come accento. Ovviamente la ghost e l'accento possono essere fatti o di sinistra e destra come ho fatto in questo caso, cioè sinistra ghost, destra accento, oppure al contrario, destra ghost, sinistra accento. Il fatto è che noi abbiamo 4 sedicesimi da fare, quindi se noi facciamo 4 volte il flam può starci, ma non è il massimo della vita. Invece se noi andiamo a fare per prima cosa il flam di sinistra, cioè ghost di destra e accento di sinistra, e spostiamo la nostra mano destra sul tom, viene questa cosa qua. E anche qui bello ma non troppo. Quindi per riuscire a fare un passaggio figo da sentire dobbiamo pensare praticamente tutti e due i colpi come fossero accenti, quindi sia la destra sia la sinistra suoneranno forte. Quindi fatto insieme al groove viene questa cosa qua. Come avete visto poi si può fare su tom ma anche su tom 2 o su timpano, ovviamente si può fare come si vuole. Questo è decisamente più difficile rispetto agli altri, però era per dare quello spunto in più. Se c'è qualcuno che sta vedendo questo video che già suona da un po' di tempo, questo potrebbe creargli un po' di problemi. Quindi ragazzi, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto, spero che questi 5 fill, o comunque in realtà spero che questo fill fatto in 5 modi diversi vi sia piaciuto, spero soprattutto che per alcuni di voi, soprattutto magari per quelle le prime armi, vi abbia un attimino aperto la testa, nel senso vi abbia fatto capire che i fill non sono per forza sempre preconfezionati e basta, ma se abbiamo un fill anche semplice possiamo pian pianino farlo diventare sempre qualcosa di più difficile, sempre qualcosa di più interessante, sempre qualcosa di diverso, sia in base alla velocità magari a cui stiamo andando a suonare una certa canzone. Se abbiamo una canzone super veloce è più facile fare i 4 colpi che abbiamo visto oggi tutti su rullante rispetto a fare ad esempio i flam che abbiamo visto nell'ultima parte del video. Oppure magari in base al genere, se facciamo funky, se facciamo rock, se facciamo jazz, è diverso la tipologia di fill, magari un fill ci sta meglio, un fill ci sta peggio. Comunque, come vi ho detto anche all'inizio del video, non sono gli unici fill che potete fare con questi 4 sedicesimi, ne potete fare migliaia. Se voi avete dei fill che vi piacciono particolarmente con questo tipo di ritmico, o se avete dei fill che volete condividere con tutti, mi raccomando scrivete, spiegatemi tutto qui sotto nei commenti. Se avete qualche fill che volete condividere che vi piace, mettetelo su Instagram e poi in una storia, in un post, quello che volete, e poi taggate, così io poi posso ritaggare il post, ritaggare la storia e lo faccio vedere a tutti. E basta, detto questo direi che posso finirla qua. Io vi ricordo, aspetta un secondo, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social, Instagram, Facebook, Telegram, cose varie eccetera eccetera eccetera, e noi ci vediamo al prossimo video. Non è vero, scaricate il PDF qui sotto, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, ciao.